Buongiorno e bentornati nella Trana della Volpe. Oggi torniamo di nuovo a parlare di viaggio e voglio parlarvi di qualcosa di diverso, cioè di dove non andare per godervi il Giappone. Allora, detta così sembra una cosa molto antipatica e ve la spiegherò subito. Sapete che io spesso accompagno delle persone e sapete che questi itinerari vengono realizzati spesso con lo scopo di far vedere il più possibile il Giappone a persone che probabilmente per tempo o per possibilità non torneranno. E quindi è ragionevole pensare che chi va in Giappone pensando di andarci una volta sola voglia vederlo tutto. Questa è la premessa e quindi non c'è niente di male in questi itinerari standard che vi mettono tutto quello che potete vedere. Di contro so, oramai da tanti anni accompagnando le persone, che molto spesso questi itinerari sono A, stancanti e B, faticosi mentalmente, perché le persone non hanno praticamente tempo di abituarsi a una città, che devono subito ripartire e andare da un'altra parte e quindi difficilmente, a mio avviso, riescono a comprendere davvero dove si trovano e quindi a godere dell'atmosfera di quella zona specifica. Per questo, pensando agli itinerari che io ho fatto, sono arrivata alla conclusione che ci sono delle zone sacrificabili e mi piange il cuore dirlo, perché per me chi va in Giappone dovrebbe starci un mese e vedersi bene tutto quanto, ma razionalmente, logicamente, logisticamente non è possibile e quindi secondo me ci sono delle aree in questi percorsi che, volendo godersi il viaggio in una maniera più serena e più consapevole, forse si possono evitare, e altre che invece andrebbero vissute più profondamente, più intensamente, quindi per un tempo magari più lungo. Prendo come esempio gli ultimi viaggi che ho fatto, che bene o male hanno tutti la stessa struttura, perché giustamente gli itinerari di viaggio delle agenzie italiane hanno bene o male sempre quel percorso, no? Li potete trovare online, sono nelle agenzie di viaggio, sono bene o male i viaggi che vengono consigliati. E cosa succede? Che solitamente quando uno va in Giappone, atterra magari a Tokyo, si fa 2 giorni a Tokyo, se va bene vede Nikko, vede Hakone, da lì parte, se riesce vede Kamakura e vede Enoshima, e poi si sposta a nord, vede Takayama, vede le Alpi giapponesi, vede, non lo so, Shirakawa-go, Kanazawa, poi da lì si sposta a Kyoto, sta a Kyoto 2 giorni, al massimo 3, dopo Kyoto va a Nara, poi a Osaka, poi va a Hiroshima. Da Hiroshima si torna a Kyoto, oppure si parte da Tokyo di nuovo. È chiaramente un percorso molto denso, fatto così, pienissimo, ed è molto bello, però, ritorno a dire, a mio avviso, si perde la consapevolezza di dove si è. Quindi io ritengo che ci siano delle zone sacrificabili e ripeto, lo sottolineo in 1850 modi, mi piange il cuore dirlo, perché sono zone che io ritengo bellissime e utilissime per la comprensione del posto, e quindi se uno avesse, non lo so, un mese di tempo, l'itinerario sarebbe perfetto, ma così si rischia di perdere un po' la profondità del posto. Allora, il primo punto che io mi sentirei di togliere, pur amandolo e avendolo amato molto, sono le Alpi giapponesi. E sento già la gente che mi dice, no, che cosa dici? Perché dico questo? Perché le Alpi giapponesi, quindi Takayama soprattutto, Takayama e Kanazawa, con il passaggio a Shirakawa-go, portano molto fuori da un percorso diretto Tokyo-Kyoto, no? Quindi da un certo punto di vista fanno allungare l'itinerario. Si arriva in 2 paesi belli, particolari, dove però si sta una notte solitamente, non si vede tantissimo, si vede il centro storico, quindi si vede la zona più tradizionale, e quindi perché si va in questi luoghi? Si va in questi luoghi proprio perché sanno di tradizione. Ora, amando questi luoghi, ritengo che non siano gli unici in cui si può percepire questo profumo. E si può percepire la stessa sensazione di tradizione restando, per esempio, un po' più vicino a Tokyo e quindi, anziché spostarsi, rimanendo a dormire nella zona di Tokyo, muovendosi un po' di più fuori. Per esempio, io ho amato tantissimo Hakone, la zona vicino al Monte Fuji, e quindi, anziché doversi spostare e andare subito nelle Alpi, io piuttosto rimarrei lì un po' di più, proprio per godere di quel paesaggio classico, antico, del Giappone tradizionale. Quindi, diciamo che a mio avviso il percorso sulle Alpi è un percorso che tende a essere un pochino fuorviante, nel senso che aggiunge poco rispetto a quello che si può vedere da altre parti, ma toglie tanto tempo, prende veramente tantissimo tempo. Un altro pezzo di terra giapponese che è probabilmente una delle mie aree preferite, ma che in un itinerario del genere prende tantissimo tempo, è la zona di Hiroshima e Miyajima. E di nuovo mi piange il cuore a dirlo, perché io amo molto questa città e soprattutto per la sua valenza storica. Io sono sicura che chi va a Hiroshima possa tornare a casa con un'immagine diversa di quel paese.
ma è una città che è esposta tantissimo rispetto al resto, che si trova molto più a sud, quindi si trova in un'area geografica dove poi per abitudine non si guarda altro, quindi si va a Hiroshima, si guarda la città per mezza giornata e poi si va a Miyajima, quindi di nuovo si guarda rapidamente la città, si ignora tutta la parte più contemporanea magari, che quindi non viene presa in considerazione, si guarda l'isola, che è bellissima, rimane uno dei miei posti preferiti, ma di nuovo lo si fa con fretta perché poi bisogna ritornare nella zona più centrale del Giappone. Una zona che io amo tantissimo, ma che sono sempre molto combattuta se consigliare o no, è Nikko. Perché? Perché Nikko è una realtà che è molto diversa da tutto quello che potreste trovare in Giappone e quindi potrebbe in effetti darvi una dimensione diversa di che cos'era quel periodo storico e darvi quindi anche una dimensione della varietà culturale del Giappone. Però cos'è il problema? Il problema è che Nikko è a 2 ore di pullman da Tokyo e questo vuol dire che toglie una giornata a Tokyo. Ora, chiaro, uno può decidere che Tokyo non è nei propri gusti e quindi non metterla, ma per esperienza io so che molto spesso le persone si ritrovano a arrivare a Tokyo magari il primo giorno, quindi a visitarla per un giorno e mezzo, se va bene 2 giorni, a non comprenderla perché sono molto spesso stanchi e sono sopraffatti dalla grandezza di questa città e quindi aggiungere Nikko in questo itinerario può essere molto bello, ma molto fuorviante per comprendere il resto della metropoli. Chiaramente non c'è un sostituto a Nikko, non è come dire togliamo Takayama e mettiamo Hakone. Nikko è proprio qualcosa di sui generis, che sicuramente rimane nel cuore quando la si vede. Ma bisogna anche tener conto, per esempio, del periodo, quindi di quello che si va a vedere per esempio in inverno, che non è la stessa cosa di quello che si può vedere d'estate. In ultimo, un posto che a mio avviso non metterei in itinerario, di nuovo perché toglie tempo rispetto a una conoscenza migliore di altre parti, è il castello di Himeji. E di nuovo io so, lo so che mi state dicendo, ma cosa c***o stai dicendo? E però, allora, soprattutto questa è una valutazione che va fatta di nuovo, ve lo ripeto, in base al momento in cui andate. Quindi se state andando in Giappone a dicembre, quando non c'è nessuno, buttatevi pure anche i Meiji, ma se state andando in Giappone in un periodo dove invece il traffico, la quantità di gente è tanta, i Meiji è in effetti uno spostamento che non è giustificato, nel senso che il castello è bellissimo, in effetti uno dei più belli che io abbia visto in Giappone dall'esterno, che però vuol dire dall'esterno, nel senso che poi voi magari arrivate, fate un'ora di coda per avvicinarvi al castello, un'ora di coda per entrare e dentro vi trovate in una struttura che è mantenuta molto bene ma è vuota e quindi vi delude. A mio avviso, queste sono tutte chiaramente opinioni personali, io ci tengo a sottolinearlo, però per esempio, anziché andare al castello di Himeji, che è molto vicino a Osaka, si potrebbe rimanere a Kyoto e aggiungere una visita a Osaka, che è una città che molti ignorano, dove magari si va a dormire per transito, ma che non si visita mai. Eppure è molto vicino a Kyoto di nuovo, quindi non c'è bisogno di spostare l'albergo. Basta arrivare in giornata, nella mattinata per esempio, e fare un giro in una città che è culturalmente diversissima da qualsiasi altra città che si possa vedere in Giappone. Per ora non aggiungo altro, se mi vengono in mente altre idee magari faccio il contrario, che cosa vedere magari in un itinerario come avevo fatto per esempio per Tokyo o quegli itinerari che non vengono tanto presi in considerazione. Però sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi, che cosa vorreste vedere andando in Giappone per la prima volta, oppure se siete andati che cosa avete visto. Se questo video vi è piaciuto, pollice su, se non vi siete iscritti al canale fatelo, così continuiamo a chiacchierare di Giappone, se invece l'avete già fatto grazie e vi aspetto al prossimo video. Buona giornata!